sono crashato. No, no. Non sapevo cosa dire. Allora, stai zitto. Non sapendo come iniziare questo video, l'occhio alle... Ok, lo bippiamo. Così nessuno saprà cosa c'hai, capito? Potrebbe essere che hai magari le carte dei Pokémon. Potresti dire... Sto molto male. No, no, allora non hai le carte dei Pokémon. È una cosa gravissima. Non è vero, non dire fesserie. Non ha niente, sta bene, c'ha il raffreddore al sedere. Adesso i lucky block di oggi. I lucky block di oggi. Stai zitto, non dire brutte cose. I lucky block di oggi sono acqua. Quindi sono molto instabili perché l'acqua è bagnata, no? Quindi, beh, grazie al cacchio anch'io. Scientist. Bene, wow. Ok, possiamo iniziare. Occhio alle morti, perché come sempre c'è il counter. E ci becchiamo dopo. Andate via voi due, sì. Andate via. Due. Addio. Ciao, andate via perché non è che ti voglio tanto vedere, eh. Cioè, Artic è anche bruttino da sentire. Puzza un pochetto, secondo me, come... cioè, odore personale. Oggi l'acqua si lava, tranquillo. L'acqua si lava. Aspetta, non aprire niente tu, perché io no, ti conosco. Fermo io, prima di tutto mi devo mettere il pulsante sullo zoom, perché tu sai che io sono uno che ci piace moltissimo, no? Zoomare. No, guarda com'è tutto più bello quando puoi zoomare. Puoi vedere le cose piccole più grandi. Vedo dove stai guardando tu, È vedo molto che stai guardando lì, dove sto guardando io adesso. Piccolino lì, è un po' locchino, È di locchino, lo chiami dal locchino. Mio figlio. Basta, basta, basta. Allora, sei pronto? Inizia, apro prima io però, per favore, perché lo sai. Siamo che pronti. Mi piace. È un pesce, un sacco di pesce. Beh, in acqua, giustamente. Beh, in acqua, giusto? C'ha senso, Un pezzo di... Beh, questo qui è meglio. Questo è meglio. Corazza acquatica. Guarda. Diversamente dal solito, siccome di solito mi tengo tutto io, questa volta la prima è tua. Ma sei gentilissimo, grazie. Oggi mi sono svegliato. Cosa mi fa fare? Mi fa nuotare più veloce. Guarda, non lo so, però penso sia buona. Sì. Ho un altro pezzo. Fa nuotare più veloce. Anche per me questa, corazza acquatica. Ok, questa guarda, è buona. Sembriamo gemelli. Aia! Vabbè, questo è stato un piccolo incidente di percorso, ma niente di grave. Oh, ti volevo dire in un'altra non cosa. Non vale niente, dimmi. No, infatti, quindi oggi siamo tranquilli. L'altra volta tu ti ricordi com'è andata? Te lo ricordi bene? Perché malissimo. Perché non è che abbiamo perso, abbiamo proprio straperso. Straperso. Quindi questa volta cosa dobbiamo fare? Vincere e No, okay. Però dobbiamo veramente vincere. Cos'era sta vapore acqueo, forse? Sì, sembrava a 100 gradi, bollisce. Bello, 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 bello. Bolle. Mi metto questo è per te, tieni, l'elmetto per te, il primo oggi, per te. Come sei gentile, mi dai molto. Sempre cos'è un signore? Aspetta, sei molto arrabbiato. Allora, non moriamo, non dobbiamo morire con cavolate, ok? Non dobbiamo va morire. Bene, però perché tu sei che l'Enderman nell'acqua, sì, muore. C'ha paura dell'acqua, infatti quindi è visto che era uscito tutto. Sì, sì, si era inalberato, però guarda chi è già morto una volta tu, Tutti e due loro. Quindi è buona questa cosa. Aspetta un altro. Ti aiuto io, ti aiuto io. Nascono tutti inalberati. E poi mi è uscita una pozione marina. Pozione marina, che sarà la sorella di... non so chi è Marina. Vabbè, è sempre bella comunque come pozione. Vediamo, te la tiro. Pensavo come sorella. Niente. Grazie mille. No, Loki, non sei di Loki. No. Sei morto pure, Loki. Questo è il karma, perché hai detto mi una cosa... Mi giù. No, non cosa c'entro niente non io. Me lo ricordo. Hai detto che la sorella di Artic è carina. Cioè, non si no, dice. Stavo dicendo che magari ce lo dimenticavano. E tu lo dici. Me l'hai chiesto tu. Me l'hai chiesto. Va bene, oh. Torna qui. Io vabbè, poi non è una brutta... molto speciale. Andiamo a chiedere a lui. Andiamo. Vediamo. Smettila, proviamo. Andiamo. Un pochino di mezzato. Artic, Loki ha detto che tua sorella è carina. Ti che offendi? Spia. Ma è un dato di fatto. Io difendo mia sorella, se ci permette. Ma non è un insulto. Quindi, dire ma che no, è carina. No, però io chiedevo. Magari ti dava fastidio che avesse fatto un apprezzamento. No, 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 mi dice di peggio in chiamata privata. Vabbè, allora non serve. Artic, moderati col tuo volume, perché se mi sturi le orecchie io ti sturo altre cose. Quindi adesso ce ne andiamo. Però mi raccomando, sempre con calma. E vi ricordo anche che siete per il momento in svantaggio, 2-1, quindi su carte. Sì, sì, a dopo, ciao. Anche Anna ogni tanto, se il mio compare non arriva, eccolo qua il mio compare. Ci sono. Ok, un altro po' di vapore, un po' di netter. Guarda un po' cosa chi ha finito. Trovato? Non è vero. Mi manca l'elmetto. Però guarda, c'ho tutto il resto. Ma io non ho ancora armatura. Rotto niente, posso rompere? Sì, sì, uno però alla volta, perché uno alla volta, mi raccomando. Perché è sempre quello che ti frega, capito? Che ne rompi Loki. Oh mamma, stavo per dirti, ti rompo le palline di Locchino, guarda cosa è uscito. Non dire le brutte cose, sei molto volgare oggi, veramente. Guarda, anche tu lo vedi? Sì, lo vedo anch'io, adesso lo rompiamo. No, ma che cos'è? Ma si è cagato addosso. Lo buttiamo giù dal crepaccio, così si impara a mettere le cose. Non andare perché importa. E questa, ma scappa! Okay, ma sei sempre tu, Li apro io. Apri uno tu, vediamo che cosa ti esce. Guarda, vedi che sono fortunato io. Un arco fortunato. Beh, sì, effettivamente. È immancabile che tu sia fortunato. Oh! E l'hai trovato l'elmetto, bravo. Sì, sono completo. Guarda come sono bello. Sei Lion acquoso. Marino. Sì, tutto acqua, tutto bagnato. Allora, apriamone un altro paio. Oh, mi è uscita un'arma. Aspetta.
Questa è bonita, Locchi. Guarda qua. Che bella. Fammela parte... vedere, fammela provare. No, no. Non te la ruberò quell'inganno, no, tranquillo, tranquillo. Allora, praticamente questo qua dice che quando non fai così... provare addosso. No, hai ragione, perché sennò perdiamo poi. Ma la tentazione è forte, Locchi, la tentazione. No! Com'è? Forte? T'ha fatto male? Era buono? Tre cuori. Contando tre cuori con tutta l'armatura, tanto. Tutta XXX. Così? Sempre tre? Molto, che se lo provi ancora una volta muoio. Poi, ok, vabbè, non allora più. Non lo proviamo più. Che pezzi ti mancano, i pantaloni e gli stivali, giusto? Non lo so, non riesco a guardarmi allo specchio. Sì, ti mancano. Perché sei troppo brutto. Fa impressione. Allora, tieni gli stivali lì dietro. Oh, prendi. Eccoli qua. L'altro adesso sono i pantaloni. Altro signore arrabbiato. Solo i pantaloni abbiamo trovato. Vabbè, pantaloni non li abbiamo trovati. Però no. Puoi aprire anche tu. Una TNT! Aspetta! Questa è roba. Vapore. Allora, TNT asciuga tutto e TNT tsunami. Io farei prima la tsunami e poi asciughiamo. Ma io avrei paura di farle entrambe queste cose. Vieni, prova qua. No, sul bordo dici, così sul non bordo, succede qui, niente. Ma tu ce fuori. L'hai per accenderla? Sì, ce l'ho io. Vado. Come fai a accendere l'acqua? Non lo so. Con l'elettricità? No. Allontanati, non dovevo dire. Scusami, vado via, vado no, via. No, qua succede qualcosa di brutto. Stai. Non è successo. Mamma mia, no, è finita. Andiamo in un altro blocco. Vieni. Però possiamo usare la TNT asciugatutto adesso. No? Tu vieni qui dentro, prova. Guarda cosa serve l'armatura. Vieni qui dentro. Noti bene? Fidati. Ma. Dovresti. Ma perché salgo? Non voglio salire. Ah, c'ho la barra spazzatrice rotta. Cosa? Scusa, perché non fa nulla. Guarda, nuoti normale. Un po' più veloce. Guarda le bollicine. Guarda le bollicine. Ah, respiri sott'acqua? Beh, sì. Bello, molto bello. E comunque puoi camminare più veloce sul fondale. Vabbè, stai zitto, sto asciugando l'acqua. Va vediamo bene. Se funziona, perché non è detto mica. Qua bisogna sempre vedere. Che sei. Boh, funzionerà. Non... Ma che cos'è quel coso? Ah! Ok, ha funzionato. Si è asciugato anche un po' troppo. Però bello, non male. Molto bello. Molto bello. Ascolta, smeraldi, però stiamo a zero. Cioè, dobbiamo aprirne un po'. Apriamone tanti e vediamo che cosa proviamo. Ci fu. Siamo morti. Vorrei che. No! Solo tu. No, io sono vivo. Neanche io. Ok, mangiamela d'oro. Ce le hai? Sto giro. Ce le ho, sono tranquillo. Però dobbiamo trovare degli smeraldi, altrimenti come ci armiamo? Quanti? Ho trovato anche i diamanti. Un'altra arma, hai visto? C'era un'altra arma di quelle di prima. No, non l'ho trovata. Dove è andata? L'hai presa tu, probabilmente. L'hai presa tu. Questa volta li stracciamo. Allora, ti do spada anche, di Atlantide. Guarda, ti do anche uno spazza mob. Che questi qua è ottimo per scacciare anche. Questo ci serve. Ma anche Anna è quello sporco di Arctic. Ok, apriamo. Porca miseria. Aspetta, che mi saccagna la lava. Non c'entra niente la lava con l'acqua. Qua? Dov'è la lava? Oh, cavolo. Un signore! Un signore! Un cristiano! Mi ammazza! No, vabbè, qui non era possibile. Aspetta. Cos'è sto signore? No, io vedo un paletto bianco. No, ma è uno scheletro d'acqua. È uno scheletro d'acqua. Aspetta. Locchi, c'è un problema grave. Esatto. Lo so, sono morto anch'io. No. Fermo. È un disastro. Aspetta, sei vivo tu? Posso venire sono da vivo. Te? Okay, puoi venire da me, tranquillo. Okay. Allora, qua dobbiamo metterci lo spampo. Il signore è caduto. Il signore è caduto, hai visto? È caduto. Eh sì. Dov'è? Là c'è una cascata. C'è no, anche è caduto, uno zombie è gigante. È andato. Ma io non l'ho visto bene, volevo vederlo meglio, era bello. E anche spacchiamo, continuiamo a spaccare finché non esce un altro. Però stai attento a non morirci, mi raccomando. L'ho trovato. C'è aspetta, bombe, però, attento. Eccolo. Allora, prima, mamma mia, uccidiamo il signore. Attento che questo l'hai buttato? Qua è... L'hai buttato? No, è ancora qui. Mi butta. Attento, mettiti in un angolo. Mangio le mele d'oro. Va bene. Ma ti aiuto, ti devo aiutare? Sì, che mi devi aiutare. Usa la spada di Atlantide. Bravissimo. Era buono. Si è spezzettato tutto. Sì, l'abbiamo ammazzato, credo. Ha dato qualcosa, tipo il suo arco. L'ho ammazzato. Aiuto. Non... Allora, prima di tutto, in squadra non esiste l'ho. Ma solo l'abbiamo. Secondariamente, non so se questo signore adesso ha intenzione di mettersi insieme di nuovo, perché i pezzi sono rimasti. Si rimette insieme? Non lo so. Il creeper gli ha dato fuoco ai pezzi. In teoria il fuoco contro l'acqua dovrebbe funzionare, no? Aia! E cosa? Scusami, li sto spezzettando. Bestia, mi hai spinto. Ma bisogna ucciderli, sennò questi si rimettono insieme. No, guarda che mi sa che con questi pezzi, vedi, li puoi raccogliere. Con questi pezzi ci puoi fare un'arma. Però non mi ricordo. Vedi? Se tu ci clicchi destro ti dà le costole. Però non mi ricordo come si faceva. Era un arco, mi sa. Era un arco potentissimo con queste. Sono le costole. Oppure no, l'armatura si faceva. L'armatura sarebbe buona. Ti ho dato buona. Tutto, Mi prova l'armatura. Tutto. L'armatura dello scheletro d'acqua. Ma non possiamo. Guarda, vedi questo. Lo sai che cos'è questo? Che questo cos'è? Qua. Questo qua è il pube dello scheletro d'acqua. No, è il pube.
Pube. Cos'è il pube? È l'osso sotto la pancia. Vabbè, l'osso dove, capito? Quello della pubertà, sì. Come ti fai? Non me ne frega niente di cosa ti è successo a 16 anni. Non lo voglio sapere, ok? Proprio è una delle cose che preferisco non sapere. Ho trovato un sacco di diamanti, però. Apriamone ancora. Facciamo così, adesso io ti do tutti i miei e poi vai a comprare i tuoi e mi fai altri regalini. È uscito un Wither, porca miseria. No, dai, che rompi me. Lo sturo con l'arco. Bravo. Non gli faccio niente con l'arco. Ah, andato da Anna. Dai, lasciamo, non gli tirare niente, così va a rompere. Però rompe le scatole con il rumore, scusami, lo posso togliere? Perché Toglielo, perché quello lì rompe sempre le scatole. È fastidioso. Apriamo ancora, che voglio altro. Levati. No, me l'hai buttato addosso. Ma sei un cretino, sono morto anch'io. Perché sono un cretino io, allora? Perché mi hai contagiato la tua cretinigine di tutti da nada. Sì, anche il fatto che non sai parlare è colpa mia. Quello è specifico tuo, quello è una cosa molto tua, Locchi. Aspetta, cos'altro ci serve? Ce n'è un altro. Ma tu l'armatura ce l'hai completa, giusto? Tutto quanto? Tutti i pezzi? No, mi si sta rompendo un po', mi servono i pantaloni. Aspetta, c'è un altro signore, aspetta, ma non ignorarlo. Guarda che forte, ci stura, ma porca miseria. Dov'è? Aria. Fa una pioggia di frecce di acqua che rompono tutti i sederi. Sono morto anch'io. Ecco, bene, eravamo in vantaggio una volta. Siamo 4-3. Non mi dire, guarda, non me lo sarei mai aspettato, sono in squadra con te. Strano che si perde quando si è in squadra con te. Adesso però, strano. Vinciamo. Adesso vinciamo, va bene. Aspetta, c'è Artic che vuole comprare. Io l'ammazzo, non me ne frega niente. Ammazzalo. Lo sto cercando, aspetta, lo spingo. Mi hai ammazzato tu! Bestia, no, non voglio più stare in squadra con te. Perché? Però ho ucciso anche lui. Sì, va ma bene? Hai ucciso e non hai ottenuto niente. Vabbè, un punto, non guarda che c'è dietro, guarda che c'è dietro. Chi dietro c'ho? Artic. Quello sporco. Allora, tu tienilo via e io commercio, va bene? Tienilo via, lo però. Spazzo, bravo. Dimmi se hai bisogno d'aiuto. È andato via. Sì. Non siamo messi per niente bene. Per niente. Quanti soldi abbiamo? Un cacchio, 12. Ma forse mi sa che si lamenta perché dei diamanti? Detto che al centro non potevamo. Sì, c'è tutto. No, al centro potevamo. Era l'unica zona dove ci si poteva attaccare. Okay. No, te li rubano. Allora, aspetta. Ma io non ne ho. Ce li ho rubati dietro. Dammi. Li ho buttati per terra. Dammi. Allora, uno, due, tre, grazie. Quattro. C'è pochissimo. Anna che te li ruba. Anna è sporcacciosa. Aspetta, hai preso tu. Tieni premuto. No, c'ho tutto io. Bravo. Aspetta, che c'è Artic. Uccidiamo anche a lui, va bene? Così. Il segreto è usare il tasto destro. Devi tenere premuto il tasto destro con la spada. Davvero, questa è una cosa molto. Risucchia la vita. Ok. No, i fluidi corporei. Tutto qua. No, allora non lo voglio usare. Dipende. Aspetta. Glielo faccio. No, l'isola è zona franca. No, allora voi vi siete confusi. No, aspetta, è vero però. Le isole dei Lucky Block erano zona franca, giusto, è vero, ha ragione. Detto io. Allora, ma perché l'hai assaccagnato? No, perché Loki mi ha confuso, perché Loki mi ha detto che Loki è sempre quello che confonde. Aspetta, allora, no, mi ha confuso perché lui mi ha detto: "Ah, non vale, non possiamo attaccarli qui sì, sui Lucky Block no." Capito? No, e abbiamo colpito contrario. Sui Lucky Block. No, sui Lucky Block non ci si può attaccare, qui sì. È così. Perché non avevate capito? Amici! Guarda che non è vero, basta che ti vai a vedere il video scorso sulle isole. No, avevano detto mentre si compra. Sulle isole sì, ma qui no, qui ci si può menare. Qui si può menare, me la ricordo anch'io. Allora, come ci si può menare? Vieni qua. Ma ti roviniamo, sporcaccione. Vieni qui, non te ne andiamo, ti sgonfiamo, bravo. Adesso ce ne riandiamo. Aspetta, pausa. Allora, ho detto pausa. Pausa ancora. Allora, io e Loki. Loki, sei d'accordo che gli dico quella cosa? Certo, se no è giusto. Mi yo-yo-i. Allora, no, perché sarebbe ingiusto. Allora, praticamente noi, e con noi intendo lui. Ti do degli scarpini. Allora, no, aspetta, però, effettivamente. Ma non ce li hai. No, grazie. Gli scarpini li apprezzo molto. Però, noi abbiamo una conoscenza, ok? Hai anche dei pantaloni per caso in più o tu? No, magari. Ne ho, tieni. No, grazie, molto gentile. No, me ne basta uno, non serve. A conoscenza. Allora, noi a conoscenza, noi, di un segreto per usare al meglio la spada di Atlantide, ok? Questo? No, tu non glielo dire. No, glielo devo dire perché sennò siamo ingiusti. Però in scambio di smeraldi. In scambio di smeraldi. Allora, noi vi diciamo un segreto che vi permetterà di uccidervi in questo modo qua. Hai visto, molto più forte. Ok, praticamente però vogliamo, per dirvi questo segreto, 12 smeraldi. 12? 12. No.
Forza, apriti i portafogli. Allora, con questi 12 smeraldi io ti posso rivelare che se tu spammi il tasto destro con la spada, fai molto più male. Tipo così, così. No, no, esattamente, no, bravo. È fortissimo. È valido. Allora, e il segreto costava 12 smeraldi, 12 smeraldi per sapere, capito? Una morte anche giustamente. Allora, senti un po', amico dei fiori. Amico dei fiori, sì. Allora, io ho trovato... Aspetta, vi regalo un pube di scheletro, se volete. Ma che schifo. No. Tienitelo. Io lo voglio, me lo dai. No, perché poi te lo mangi. Cosa? Allora, quelle TNT le abbiamo provate anche noi. Cioè, quella blu che fa tutto un blocco d'acqua bello. Quell'altra invece lo asciuga. Boh, è bello anche quello, molto bello. Ok, voglio però, usarle. Brava, usala di là e adesso Loki... No, voi due ve ne dovete andare però prima. Sì, ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Andati via? Bene. Sì, ma sono andati in missa sulla nostra isola. No, vabbè, tu falli andare. Hai bisogno di qualche pezzo di armatura? Ti do una cotta tipo... I piedini. I piedini non ce li ho, mi dispiace, ne ho solo un paio. C'ho questi verdi, se vuoi, di muschio, molto belli, che stilosi. Del ultima fondale. Moda nel fondale. Adesso io però ho un altro problema, amico mio del fiore. Perché dimmi. Dobbiamo comprarci i colpi di questo fucile e io non ce li ho. Ma ti ho dato tutti i soldi e gli hai rubato pure 12 a lei. E non costava c'è 32, soldi. Amico mio. E dobbiamo però... Allora, ne servono 7, 7 smeraldi. Vieni con me, vieni con me. Ne apriamo qualcun altro. Allora, facciamo forse due meglio andare da soli. Da, perché se andiamo da solo? Tutti insieme... Attento che c'è un gradino qua, Tranquillo, okay. Che non sono mica sbanunato io, Che allora... se andiamo insieme, esplorano le TNT, siamo morti in due. Che piramide di maiali, guarda, adesso sono tutti porconi. Aspetta, qua ho trovato roba buona. Eccoli! Guarda che vengo un fuori. Vai, vai, te li rompo io. No, perché no, li ho bruciando? Ce li abbiamo, amico mio. Non ce ne servono altri. Non aprire più, che poi escono le cose brutte da dentro, Va bene, va bene. Ce li ho, sì, a voglia che ce li ho. Tu vuoi un'arma per caso? Non credo di avere i soldi, ma te lo chiedo lo stesso per essere educato. Sì, sì, ok, non ce li ho i soldi per te, quindi mi dispiace. Però, allora? Vabbè, te l'ho chiesto perché sennò ho era 12 brutto. Smeraldi, però. Te li compri da solo, allora. 12 smeraldi ti puoi comprare il Vector, che è una mitragliatrice bella... No, oppure la pistola. No, è buonina. Bella, ma, no, bella, è buonina. Aia, ma che fanno? Ma non ho capito niente. No, mentre compriamo non si può. No, in realtà non c'è questa regola, amico mio. Ah, cioè, non c'è più. No, non vale. Però io tu ti devi mettere in salvo perché io sono spawnato di nuovo nella. Bene, ok. Come facciamo a uscire da qui? Aspetta, possiamo, sì. No, non fare lo zozzone. Dove sei andato? Loki? Sono qui. Loki? Sono dietro di te. Perché no? Perché so che sei sporco tu qualche volta. Guarda . Che se arriva la TNT siamo fregati. Non arriva. Vedi che andiamo su fino in cima senza nessun problema. Bravo, io non ti pensavo così onesto. No, io sono abbastanza. Aspetta! Aiuto! Ti sto aiutando. È uscito un Wither, credo. Sì. Intanto i Wither vanno danne. Siamo usciti, però è un po' un problema. Ok, allora togliamo i Wither, però. Vai. Così, perché altrimenti poi è un disastro. Adesso. Stavo dicendo che eri bravo e non puoi tutto pulito. Grazie. Aspetta, pulito. Aspetta, andiamo. Pulito, ma non fesso, perché a essere troppo puliti si rischia di essere pure un pochetto fessi. Ascoltami, eccoli. Dobbiamo comprare. Compra. Quello scemo sta ammazzando. Aspetta, vado a. Eccati qua. Un attimo, dobbiamo comprare. Allora. Ma tu hai detto che questa è zona di picchiaduro. Ma si può comprare. Avete rotto una tipa. Guarda quel cretino di Arctic cosa ha fatto. Poverino. Adesso vai via. Vai via. Chi mi ha ammazzato? Chi mi ha ammazzato? Ti ha schiaffeggiato lei. Lei. Ma è scema. Cioè io ho difesa. E questa qua mi prende a pizza in faccia. Ma siamo cretini. Ma come si permette? Come osa? Scusate, ma chi è in vantaggio in questo momento? Prima di tutto silenzio. Noi. Perché noi abbiamo 6, 12 e voi invece 8 e 5. Quanto fa 8 e 5? 13. Arctic sei una pippa, mi raccomando. Continua a fare così. Cos'è questo pilastro bianco? Finalmente ho potuto comprare. Allora dico io. Si dà inizio al picchiamento. Va bene? Aspetta, problemi. No, un secondo. Vieni qua. Cosa c'hai? No, posso. C'è un pilastro di ghiaccio. Grazie. Ok, pronti? Il picchiamento. Il picchiamento inizio. Non c'è più regole. Non c'è più regole. Ma fa schifo Arctic. Perché l'hai messa? Aiuto. È buono. Dov'è Arctic? L'hai ucciso? Mi ha disturbato. Avete preso la banana. E tornate un po' per un altro po' di Macedonia. Venite, dai. Dai, che... io la Macedonia. Rotto kiwi. Loki, stiamo safe però. Sì, la di Loki, perché non vieni qui? Aspetta, ci penso io ad Arctic. Lotta con lui. Oh, sì. Bravissimo! Oggi, Ammazziamo Loki. Aspetta, una è andata per colpa di Arctic che si è messo davanti. Vai, che lo studiamo anche a lui. Dov'è Arctic?
stati. Allora, fermi un attimo. Molto cavernicoli, no! Io e Loki. No, allora, ho detto fermi un attimo. Anna, non vale. Okay. No, ho detto basta. Ok, fermi. Allora. Ok. La volta scorsa ci avete stracciato. Questa volta, devo dire che invece, sebbene io sia rimasto con mezzo cuore, non toccatemi. Stavolta siamo stati. Scusami. È proprio bello stare in squadra con un. No! Ma adesso la cosa che c'hai al sedere all'inizio del video, lo lascio. No. Oh, e per questa volta ci fermiamo qui. Che abbiamo fatto abbastanza. Questa volta abbiamo vinto noi. Comunque, nonostante i compagni di squadra, che sia nel mio caso che in quello di Anna, sono più un danno che altro. Però va bene. Lion, Anna, Artic e Loki, out. Ciao.